Buongiorno a tutti i tifosi collegati, siamo in compagnia di Mirko Antenucci. C'è la pausa di campionato di questa Serie B che si sta confermando avvincente come campionato. Mirko la conosce fin troppo bene la categoria. Cominciamo con le domande dei colleghi giornalisti. Antonio Guido, prego, Corriere dello Sport. Mirko, quanto pesano 5 giornate senza gol e senza vittorie? È normale che fare il risultato è sempre, sempre bello, però c'è da far fronte a un campionato comunque difficile, equilibrato, quindi non si può pensare di vincere sempre magari, e dopo un inizio che abbiamo fatto davvero incredibile, io nella mia carriera non ricordo un inizio così forte delle mie squadre, e ci può stare che poi pareggi qualche partita, e poi su 13 ne abbiamo perso una sola, quindi un inizio di campionato davvero 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 importante. Prego Cristian Siciliani. Sì, Mirko, io mi soffermerei sul rendimento casalingo. Una vittoria, 4 pareggi, una sconfitta. Solo una casualità o c'è un problema a San Nicola? Ah, non lo so, però sicuramente i numeri dicono questo, e dobbiamo cercare di fare più punti in casa, quello è vero, perché comunque abbiamo ogni volta uno spettacolo di pubblico che ci sostiene, quindi sicuramente dobbiamo cercare di fare qualche punto in più in casa, qualche vittoria in più. Prego Michele Salomone, dalle Norma. Buongiorno Mirko, c'è tanto equilibrio in questo campionato di Serie B. Tu che hai tanta esperienza, secondo te è livellato in alto o livellato in basso questo campionato? Ma è molto, molto equilibrato, e non so se sia in alto o in basso, però ci sono davvero buone squadre, e buoni allenatori, diciamo che l'attesa d'inizio anno è stata mantenuta, perché è un campionato bello, avvincente e equilibrato, secondo me sarà così fino alla fine. Prego Davide Lattanzi. Sì Mirko, volevo chiederti innanzitutto quanta soddisfazione c'è per viverlo da protagonista questo campionato, perché insomma all'inizio tra te, Valerio, Di Cesare si pensava sareste state un po' le guide di questo Bari anche a livello di spogliatoio, invece poi siete assoluti protagonisti, quindi ti chiedo se te l'aspettavi e quanto ti soddisfa. E poi volevo chiederti una cosa guardando un po' nel complesso la tua esperienza barese, perché i dati indicano che insomma tu sei sempre stato un punto fermo del Bari, tranne in una piccola parentesi nell'anno insomma meno felice del Bari. Volevo chiederti se quel momento per te è stato forse il momento più difficile dei tuoi 4 anni, quando era arrivata anche qualche critica, quando forse anche chi c'era non ti aveva capito fino in fondo. Ma per quanto riguarda l'inizio di stagione o le previsioni di formazione o quant'altro, non lo so. Io, come Valerio, cerchiamo sempre di dare il 100%, sia con l'esempio che poi ovviamente in campo con le prestazioni. E sono contento di come sto facendo io, di come sta facendo la squadra. E io penso che con il lavoro ci si può togliere delle belle soddisfazioni tutti. E poi la mia esperienza qui a Bari, sì, 4 anni, in 4 anni possono succedere tante cose, sono successe tante cose, e sicuramente il primo anno l'ho detto già altre volte, quando sono arrivato qui l'obiettivo minimo era quello di salire in B. Ci abbiamo messo 3 anni perché abbiamo avuto tante difficoltà, ma davvero tante, però adesso è inutile guardare indietro, godiamoci questo campionato, perché davvero in 3 anni abbiamo buttato giù tante tante cose. Prego Luca Guerra. Sì, salve Antenucci. Con il gol di Di Cesare c'è un podio di marcatori più anziani della Serie B, c'è Di Cesare, c'è Larrivei e poi c'è lei, non so se ne avete parlato con Valerio, e diciamo l'unico giocatore più esperto sin qui schierato è Buffon, quindi difficilmente sarà cambiato questo podio. E poi una domanda anche un po' sul futuro, sappiamo che sta studiando anche da direttore sportivo.
No, questa del podio onestamente non la sapevo, però insomma c'era da immaginarselo. Siamo pochi, diciamo, un po' i vecchietti del campionato, però fa piacere, insomma. Sì, per quanto riguarda l'altra domanda, sto facendo il corso, il primo corso online che hanno messo a disposizione per direttori sportivi, e mi piacerebbe in questo momento imparare più cose possibili per il futuro, perché ovviamente poi un conto è andare in campo e un conto è essere dall'altra parte, quindi cercare di imparare il più possibile per poi vedere in futuro che cosa fare, insomma. Prego Paolo Ruscitto. Mirko, andando a spulciare un po' tra i tuoi numeri, si evince come quel lungo periodo di digiuno da gol, sia su palla inattiva che anche su azione, in qualche modo sia stato condizionato anche nel bene e nel male dalle tue presenze, nel senso che quando tu non sei stato in campo il Bari ha fatto anche più fatica ovviamente in zona gol, ha anche subito più gol. Con te in campo, diciamo, è tutta un'altra storia. Io ti chiedo, avverti questo, diciamo, di essere una sorta di punto di equilibrio anche nella manovra offensiva della squadra, e a questo punto cosa cambierà dal tuo punto di vista, in base anche alla tua esperienza, l'assenza di un punto di riferimento come Walid lì davanti, nonostante ovviamente si dirà che il Bari è ben assortito? Ma guarda, il mio modo di giocare è un po' cambiato nell'ultimo periodo rispetto a prima, che era un po' più, diciamo, finalizzatore. Adesso sono un po' più regista offensivo, partecipo molto di più alla manovra, che è quello che mi chiede il mister, per poter comunque a volte in partite come quelle di domenica, dove su Tirol si chiude, una squadra che si chiude, ha bisogno di venire a prendere più palloni indietro, quindi il ruolo è un po' cambiato. Poi ovviamente le statistiche si trovano, insomma, non è che se non gioco io non si fa risultato, no, perché i ragazzi che ci sono tutti bravi. È normale che poi ci sono periodi dove riesci a fare più risultati, periodi dove riesci meno, come per un attaccante, periodi che fai gol, ti sbatte la palla sulla testa e fai gol, periodi dove fai un po' più fatica. E mancherà Wall, ma ci saranno altri ragazzi, siamo tanti davanti, quindi io sono convinto che chi giocherà al posto suo farà benissimo lo stesso. Prego Franco Cirici. Mirko, vorrei sapere da te se ufficialmente hai abdicato dal dischetto a favore di Walid, perché per la prima volta siete stati in campo insieme a Benevento e ha tirato lui. E poi il tuo pensiero stupendo, cioè a 38 anni hai vinte tante, hai segnato tanto, sei stato promosso tante volte. Io credo che sì, stai facendo il corso di direttori sportivi, ma un altro pensiero stupendo ce l'hai per la testa, perché altrimenti uno come te, tu giochi, ti diverti, ti piace, avete sempre detto che questo è il segreto, no? E ti alleni anche bene. Allora dov'è il pensiero? Qual è la cosa che vuoi raggiungere e che magari puoi dircelo oggi, visto che siamo in sosta di campionato? Ma il pensiero è per me ogni mattina che mi sveglio, cioè faccio il lavoro più bello del mondo, quindi più pensiero stupendo di quello non c'è, quindi poi ho capito dove vuoi arrivare, però non lo so, bisogna vedere, ancora presto, siamo a novembre, adesso è difficile fare previsioni. Noi no, ma noi dobbiamo lavorare, sembra una sciocchezza, però bisogna lavorare davvero. Adesso è inutile fare pensieri, perché spende solo energie, secondo me è anche inutile. Dobbiamo cercare di continuare così, anzi cercare anche di fare meglio, perché si può fare sempre meglio. Riguardo l'altra domanda, venivo da un periodo dove non ero stato benissimo fisicamente, avevo avuto dei problemi sui flessori, rientravo, ero entrato nel secondo tempo, quindi Wall mi ha chiesto di calciare il rigore, l'ha calciato, però come ho sempre detto qua, ci siamo trovati più volte a parlare di questo argomento, io sono stato rigorista, se ci sarà un altro rigore lo calcerà Wall, non è... a me non cambia la
un rigore tirato o non tirato, non cambia nulla. Prego Marco Iusco. Buonasera Mirko, il Mirko Antenucci che stiamo assistendo quest'anno, anche non solo regista offensivo, anche una sorta di cucitore di gioco. Ti chiedo invece una battuta su Salcedo e Botta, qualità comunque diverse, però anche loro in qualche modo registi. Come ti trovi con loro, anche perché l'Antenucci che stiamo vedendo poi alla fine si riesce ad adattare benissimo con tutti i compagni di reparto? Intanto sono contento, ha fatto un Eurogol sabato, quindi sono contento che si sia sbloccato e ci può dare una grossa mano, dipende da lui, un ragazzo giovane che però ci può dare una grande mano. E Ruben lo conosco meglio perché siamo stati insieme l'anno scorso e ragazzo che ha qualità incredibile, io mi trovo molto bene a giocare con lui perché con le qualità è facile riuscire anche a dialogare, quindi a trovarsi. E sono convinto che da qui a fine anno ci darà una grossa mano e l'ho visto già anche meglio nell'ultimo periodo. Mirko, tu nella tua carriera sei andato a giocare all'estero, quindi hai conosciuto realtà diverse, realtà differenti, realtà che stanno conoscendo qui giocatori come Schiller, per esempio, ma anche Zuzek, che si stanno adattando al calcio italiano, e sull'adattamento no, Mignani ha insistito tanto nelle conferenze stampa. Quanto può essere d'aiuto no, questa esperienza e quanto è diverso anche magari, secondo te, giocare in una realtà diversa? Il tuo aiuto nei loro confronti come può essere, come li stai vedendo inserirsi in squadra? Sì, ho avuto un'esperienza all'estero e quindi mi metto nei panni di questi ragazzi. Ovviamente non è semplice perché vai in un altro paese, non conosci nessuno, a prescindere dal calcio, è proprio un cambio di vita. Perché molte volte poi si pensa che arriva il calciatore ed è già pronto per fare tutto, però dietro al calciatore c'è una persona, c'è degli amici che lasciano, una famiglia che lascia, quindi ci vuole del tempo per adattarsi, però io credo che i ragazzi lo stanno facendo in maniera molto, molto positiva, si sono integrati benissimo nel gruppo dall'inizio e stanno facendo meglio, stanno capendo meglio la realtà del calcio italiano. Sì, ciao Mirko, due battute. La prima su Khedira, se gli hai detto qualcosa prima della sua partenza per il mondiale, se lo guarderai, lo guarderete in qualche modo particolare in spogliatoio. E poi a livello personale sei secondo nella classifica cannoniere all time del Bari, ha agganciato Voros, a più 15 c'è Bretti, se valuti anche quello come un obiettivo personale da raggiungere fino alla fine della tua carriera, perché insomma diventare il bomber principe della storia del Bari non è una cosa da tutti. No, vuole ovviamente, abbiamo fatto tutti un grandissimo in bocca al lupo perché è una soddisfazione per lui ma è anche una soddisfazione per noi, perché ovviamente abbiamo tutti partecipato sia sul campo che emotivamente a questa sua chiamata in nazionale, un evento per la serie straordinario, quindi siamo contenti per lui, spero che faccia bene. E la classifica è una cosa ovviamente sì che mi fa piacere perché in 4 anni io non valuto solo i gol, diciamo, nella mia esperienza, però ovviamente per un attaccante i gol sono importanti. E certo che 15 sono tanti, però insomma ci proviamo. La classifica di oggi la guardi e la incalzano Brunori e gli altri, quanto ti manca il ritorno al gol? La classifica, non ho capito la domanda. La classifica dei cannonieri di oggi, sì. Dico, quella di oggi, la guardi, no? Ce n'hai 5. Mi calzano le spalle gli altri. Sì, ma io non li guardo gli altri, onestamente, guardo quello che posso fare io e perché sugli altri non puoi avere ovviamente potere di nulla, però su me stesso e sulla tua squadra sì, quindi cercare di lavorare in maniera serena per migliorarsi. E lasciamolo lavorare in maniera serena, Mirko Antenucci, lo ringraziamo, diamo appuntamento. Grazie. Al pre-Como. Buon pomeriggio.